Il CT Massimo Barbolini è con noi, assolutamente non voleva mancare a questo momento di alta pallavolo per un campionato, come abbiamo detto, di alto livello, che meglio di così non poteva andare a finire. Ecco, allora la prima cosa che ti chiedo: quali sono gli elementi che tu hai tratto da questa stagione, perché ci sono molte giocatrici interessanti, le senior, chiamiamole così, non hanno giocato un cattivo campionato, quindi tanti elementi per te per questo futuro immediato che c'è per la nazionale. No, sicuro, è stato un campionato molto equilibrato, un campionato che finisce a gara 5 dopo 8 anni più o meno, che non si fa 7-8 anni, 2003-2004. 5 anni, penso. Vabbè, comunque, era informato 2003, mi sbaglio. Mi sembrava 2003-2004. Però no, sicuramente segno che c'è stato equilibrio, non solo nella finale, perché anche le semifinali sono state giocate bene, per cui c'è stato spazio per le giocatrici, soprattutto per tante giocatrici italiane che hanno potuto provare a fare la differenza in questi impegni. Cosa volevo dire? Io vorrei parlare del cammino un po' della nazionale, perché sappiamo ci sono due titoli europei innanzitutto da difendere, e quella mi pare la prima cosa importante per la nostra nazionale, ma una squadra non solo dal punto di vista delle ragazze, tante convocazioni, tanti elementi da provare e da utilizzare, grandi campionesse, uno staff anche importante c'è, cioè, per questa nazionale. Sì, ma quest'anno abbiamo cercato, come sempre negli ultimi anni, io ne parlavo nella conferenza stampa, in questi 4 anni sono state 50 le giocatrici che hanno girato nella nostra nazionale, nel nostro gruppo, di cui 30 hanno vinto una medaglia d'oro in qualche competizione ad altissimo livello, per cui si cerca di fare questo, si cerca di dare un occhio anche al futuro. Per questo adesso andremo a Montreux con un gruppo giovanissimo, 90-91, perché penso che sia giusto sempre confrontarsi con l'altissimo livello, è quello che deve essere il punto di riferimento delle giocatrici, soprattutto adesso che il campionato è sempre equilibratissimo così, però ha perso un pochino di queste grandissime giocatrici a cui confrontarsi, a cui cercare di arrivare. Quindi riuscire a partecipare, riuscire ad avere un proprio obiettivo a livello internazionale, penso sia molto importante per la crescita di queste giocatrici che magari tra qualche anno saranno nella prima squadra nazionale. Appunto, noi parliamo di qualche anno, ma diciamo tra pochissimo, al di là del World Grand Prix, delle Universiadi, degli europei, l'obiettivo rimane quello delle Olimpiadi, mi pare ovvio? Ma l'obiettivo sì, è quello di qualificarsi alle Olimpiadi, è un obiettivo difficilissimo da raggiungere, un sogno, però abbiamo iniziato da quest'anno a cercare di raggiungere questo sogno. Sono tutte ragazze che o l'hanno vissuta questa Olimpiade, uno, due, o hanno provato a qualificarsi, che qui sanno che sarà difficilissimo. È stato detto, in Europa per tutti gli sport, non solo per la pallavolo, per tutti gli sport di squadra è veramente difficile, perché i posti sono pochi e il livello è altissimo. Pallanuoto, pallacanestro, maschile, femminile, pallavolo appunto. Però sappiamo appunto, perché è un'impresa, l'affrontiamo con grandissima determinazione, sappiamo che bisogna fare un passo alla volta. Iniziamo adesso, abbiamo iniziato già con alcune di queste atlete più grandi questo ritiro a Civitavecchia, lavorando bene. Ci ritroveremo a fine giugno con anche le giocatrici che usciranno da questa finale e dalla semifinale, e niente, c'è da lavorare. No, grazie Massimo, ovviamente speriamo di vedere presto l'Italia sul podio, e quindi in bocca al lupo per voi, per il vostro lavoro. Non si dice mai? No, si dice assolutamente. Grazie Massimo.